E buongiorno. Vai, corri, mangia il gatto nero, vai. Mangialo. Gli ha sbloccato. È mortace. Cioè, sì, comunque, Crypto, sei grande e grosso e giugiolone, eh. Ci stai inseguendo. Crypto scappa. Guarda, guarda, guarda. Oh, zio, ti prendo a calci, sa? Non pensavo di trovarmi a 25 anni a scappare da un gatto nero. Oggi vi parlo di come gestisco un giorno di sgarro che vedete stasera in questo video. Probabilmente pizza, pizza napoletana tra le più buone a Roma, perché me la sto facendo consigliare su Instagram. Questo è il mio Instagram. Quindi, come gestisco un giorno di sgarro in un periodo di definizione? Tra 2 settimane io ho una gara di stacco Gearhead in meno 83 kg e pesando io 86 kg non dovrei sgarrare, perché se sgarro va a finire che non riesco a rientrare nella categoria entro il 24 febbraio. Quindi è qui che entra il gioco il magni e spigni. Non farò rientrare la pizza nei miei macros giornalieri, ma alzerò la mia asticella allenandomi parecchio oggi e mangiando comunque regolare tutto il giorno, per poi arrivare la sera che non avrò più quelle 1000-2000 calorie che mi mancano per finire la giornata, ma allungandola a magari a 3000, così da far rientrare almeno 3 pizze dentro il mio sgarro. Allora Valerie, io ho 3000 calorie durante la giornata? Mica poche, esatto, in definizione. E visto che voglio sgarrare, oggi arriverò almeno a 4000-4500. Ma come faccio a non ingrassare? E ti alleni tanto? Esatto, oggi mi allenerò di più, farò più cardio e mangerò di meno durante il complesso di tutta la giornata. Così stasera le facciamo rientrare queste 3 pizze nello sgarro, no? 3, non era una? 3 io, ah. E una. Ok. Sta passando un'ambulanza. Questo non significa che dovete per forza allenarvi 2-3 ore se dovete mangiare la sera della pizza oppure una serata con gli amici, di qualsiasi sia il vostro tipo di sgarro, ma io unisco l'utile al dilettevole facendo rientrare quella pizza in una ricarica, decisamente non una ricarica pulita, quindi ho uno sprint al mio metabolismo sempre almeno una volta a settimana. Ecco il motivo per cui almeno una volta a settimana sgarro, soprattutto per il metabolismo. Quindi adesso pranzo e poi palestra. Per farvi capire, il mio pranzo sarà di 2 gallette contate, 2 pacchetti di cracker, uno già lo sto mangiando, 2 hamburger di tacchino, un po' di ketchup e Valerie si mangia il pollo con dei cracker. Dopo aver mangiato e lavorato, prima di andare in palestra devo decidere di solito se prendere uno spuntino proteico, che sia una barretta, un biscotto, qualsiasi altra cosa, oppure tante volte prendo l'Elevate di Bulk, non quello zero, che è un pre-workout, che oltre ad avere tutta la roba betalanina, caffè, arginine e cose del genere, 10 grammi di carboidrati e 18 di proteine. Quindi io questo lo uso sia come pre-workout sia come spuntino, per modo di dire, per riuscire ad arrivare a fine allenamento. In più, essendo un pre-workout, ti attiva anche parecchio. Di solito si prenderebbe uno scoop, ma io ovviamente sono grosso, ne prendo 1,5. Ovviamente se volete provare il pre-workout di Bulk vi lascio il link, il primo link in descrizione, che è gli sconti di Bulk Powder se c'è il pre-workout. Ok, siamo arrivati in palestra. Da scheda questa settimana mi manca soltanto lo stacco dal deficit. Devo fare un 7x2, molto pesante. Infatti ho paura che mi fanno malissimo le mani dopo lo stacco di mercoledì. Quindi oggi farò stacco petto, perché sto notando che comincio a perdere petto, comincio a vedere un po' meno il petto voluminoso confronto a prima, anche perché ho smesso di allenarlo dalla gara di calisthenics, quella di powerlifting. Devo ributtarmi un po' su i complementari, insomma. Questa penso sia una delle metodiche più efficaci sullo stacco, lo stacco deficit. Non esiste quasi nessuna che realmente ti fa sentire le gambe bene come lo staccare dal deficit. Io gli sto leggendo le coperte e poi si metto. Oh mio Dio! Il problema del deficit in generale è che se non lo fai tecnico, fatto bene, appena metti troppo peso, boom, ti fai male alla schiena. Quindi dovete stare molto più attenti e trovare la vostra posizione e mantenerla fino alla fine, perché è facile partire e cominciare a schienare. Tutti quanti sanno schienare. Farlo in maniera giusta e poi direi su tanti chili, quando lo fai bene spingendo con le gambe, è molto più difficile. Quello che avete appena visto era l'ultima serie a 205. La settimana scorsa l'ho chiuso a 210 e l'ho chiuso molto più pulito la settimana scorsa. Oggi sono stanco, è sabato, ho faticato troppo questa settimana anche perché ho usato il corpetto questa settimana, quindi normalissimo.
Cazzo. Ok. Quindi dopo aver finito gli esercizi che avete appena visto, io e Leo faremo un circuito di trazioni e di dips, due separati. Ora lo vedrete, è tipo un tipo 6 colpi io, 2 lei, 6 io, 2 lei, 6 io, 2 lei, 6 io, 2 lei, per 10 giri della trazioni. Sui dips 10, 3, 10, 3, 10. Manca l'ultima, vai. Vai. Due, dai. Oh, poi ti lamenti che hai il dorso grosso e le braccia piccole. Stai a fare sempre queste trazioni. Le trazioni, guarda, che fanno crescere pure le braccia, vale, puoi farle pure così. No, non mi va. Poi non so nemmeno quante ore di palestra. Quante ore è che siamo stati in palestra? Almeno 4 ore. Almeno 4 ore. Stiamo andando a prendere la pizza a una pizzeria che mi avete consigliato voi su Instagram, di cui non ricordo il nome, ma sta qui a Roma Nord. Non entri in una pizzeria? Ma lo senti l'odore? Sì. Dopo non so quante ore di digiuno. Quando è così io non so scegliere. Allora, sicuramente la verace, margherita extra con pomodoro, mozzarella di bufala, campana, basilico, uscita dal forno. Io purtroppo sono uno che deve usare, quindi carbonara. Visto che l'anduia mi piace tanto, ma il gorgonzola no, ci faccio mettere anduia e mozzarella di bufala. Quindi io ho tre pizze. Se vuoi ti do un pezzo di carbonara. Sì. Tu quale prendi? Io prendo una marinara con verdure. Marinara con verdure. Ordino la mia pizza. Lui ordina la sua. Ma ovviamente, chiamandosi Giovanni Fois, ne ordina altre due. Più le pizzette fritte. Più le pizzette fritte. Quindi in totale eravamo già a 4. Noi siamo in 4 al tavolo. E se ne stava andando. E se ne stava andando. Però giustamente gli altri ragazzi hanno detto: noi dobbiamo ordinare. Quello ci ha guardato, ma scusa, tu mangi 3 pizze. Io non ci credeva, semplicemente. La mia risposta è stata: non fare domande. Ok, penso saremo tutti contenti di questo, di questa scelta. Gli ultimi centimetri. Questo coltello non taglia. Ma quella che ho mangiato a Napoli di pizza fritta era troppo più buona. Non c'entra proprio niente. La pizza fritta che ho mangiato a Napoli è piena. Yeah, yeah. Sono le pizzerie. Ok. Ah, è buona. Grazie. Pietami la mano, dai. Maggio. Via, via i baby, via le bibi, o le bubi, o via i baby. È paura? Qualcuno stasera morirà e sarà un cameriere. Però lei è la mia prescelta. Doveva capire che avevo fame, cazzo. Io ordinavo 63 pizze. Giovanni e la non possibilità di aspettare. Io non ho mai atteso così tanto una pizza. Mai. Sono so più. Quello è il cameriere? Lo coltello? Mai, mai scorderai l'attimo coltello che tremò. La cameriera ci lasciò una mano sul piatto. Voi non sapete mai il nome di questo ristorante solo perché ho aspettato troppo per mangiare, sappiatelo. Ok, è quasi un'ora che aspettiamo le pizze. Spero davvero sia la più, come vi hanno detto, spero sia veramente la più buona del mondo, perché io aspettare un'ora per una pizza misto. Quindi anche se sarà la più buona del mondo, non lo saprà nessuno, non sapete qual è il locale. Allora, lei ha preso le verdure con la marinara, che carina, fatta bene. Io invece la verace con la mozzarella di bufala sopra, però dovrebbe arrivarmi la carbonara. Voi avete preso? Bufala e? Bufala e? E
pomodoro? Oh sì. E ti sempre verace. E poi è arrivata la carbonara, almeno sembra veramente buona, almeno quello. Assaggiamo la verace. Ok, la pizza è morbidissima. Assaggiamo. Senti la bufala, non è come quella di Sorbillo da Michele, però stiamo là, eh. A Roma non la mangiavo così buona, a Roma è la più buona, vero? Questo è micidiale. Spaziale. A me c'è la pizza morbida, piace, però una parte croccante ce la deve avere, questa qua, non so, è buona, basta. Però mi ricorda un po' alla prima pizza margherita italiana, nel mondo anzi, come si chiama quel locale? Come ha fatto la prima pizza margherita? Ricordo, sta nel video di Napoli, se vi ricordate il nome scrivete nei commenti. Ecco Valerie che assaggia la bufala, vai. Ti ricorda Napoli? No, non ho mangiato la pizza a Napoli. Scrivete nei commenti di portarmi a Napoli. Ma tutto voi, scrivete tutto voi nei commenti, io non faccio niente. E ora l'assaggio che aspettavano tutti quelli che hanno letto la copertina e il titolo. La pizza alla carbonara. Ed ecco l'assaggio della pizza alla carbonara. Sincero? È buona? Giuro? È troppo meglio quell'altra però. Il problema della carbonara sulla pizza è che è salata. Fatta la pancetta. L'uovo è una, cioè l'uovo comunque è una frittata. La carbonara poteva essere meglio. E questa è pornografica. È arrivata anche la mia terza pizza. Anduia e bufala, ragazzi. Sei invidiosa, eh? Cos'è? Mamma mia, invidiosi, eh? Con la verace, con la bufala sopra, do un voto di 9, che la metto seconda solo a quella di Sorbillo. È più buona quella a Sorbillo. Questa qua è un 6. Forse al secondo assaggio sarà più buona. No. Come prima. È buonissima, eh? Però vicino a quell'altra. Ovviamente se avete delle pizzerie a Roma che secondo voi sono più buone di questa, di cui non sapete mai il nome, cioè secondo voi qual è la pizzeria napoletana più buona a Roma? Sono curioso perché io le devo provare tutte, ragazzi, quindi guardate quanta anduia c'è. La pizzeria, eh? Questa è più buona dell'altra, non lo so, ci sto ripetendo. Questa è in più che ha la mozzarella, che è di più, però forse l'altra, la base di pomodoro, è la più buona, quindi do 9 a quell'altra, 8 e mezza a questa, dai. Io voglio dire due cose. La prima è che i ragazzi che sono con noi a mangiare la pizza hanno mangiato una pizza a testa e sono pieni, giusto? Luca no. Luca no, Luca è pienino, dai, una pizza è pienino. Ma lei che ne ha mangiato una, io 3, vabbè, sono io, ma lei 1 e mezza, tra cui una pure pesante. Sei proprio forte. Cioè io non avrei mai scelto una ragazza che non potesse mangiare così. No, non avrei mai scelto una normale. Perché adesso sono, ho la certezza che metti caso un giorno non voglio, io non posso lasciare cose nei piatti, ma metti caso non ce la faccio a finirla, sapevo che l'avresti mangiata da te. Poi la seconda cosa che devo avvertirti, io ti ricordo che sono intollerante ai latticini. Stanotte farò un casino bestiale. Ragazzi, io sono intollerante, ma la mozzarella è buona, cioè ci si può fare niente. Allora, noi prendiamo una pastiera napoletana. Come sono le torte? Cioè sono una fettina piccolina. Sta a fare napoletana, sta a fare. Allora prendiamo una pastiera napoletana e una cheesecake pistacchio, cocco e Nutella. Caffè? Io caffè. E come dolce, pastiera napoletana per me e cheesecake pistacchio e Nutella e cocco per lei. Però in realtà faremo metà di quella per me e metà di questa per lei. Pastiera sempre sempre buona, però non è proprio il mio tipo, la mia tipologia di dolce. La mia tipologia di dolce è quella che sto rubando a Valerie e ora mi ucciderà. No, la cosa è buona, ma non ci deve essere il cocco. Senza cocco era perfetta.
No, è buona. Forse concordo con te. Vero. Un ragazzo su Instagram mi ha scritto questa frase: ma quando sgarri ci vuoi tutto te stesso. Mai frase poteva essere più vera. Quando sgarro ci vede tutto me stesso. Si vede proprio che mi piace mangiare, eh? C'è scritto cucina napoletana e cuochi napoletani. Io sono curioso di sapere se anche il caffè è napoletano. Lo sapremo a breve. No, è da macchinetta. Domanda, ma il conto si fa alla romana? No, perché... no, non si fa alla romana, hai preso 8 vizi. Ci ho provato, magari ce la scavano. Chiudo il video, probabilmente nell'unico momento in cui sarò fuori dal bagno. Spero il video vi sia piaciuto, quindi come sempre iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, lascia un like al video e fatemi sapere la prossima cosa che volete vedermi mangiare o recensire o qualsiasi altra cosa. Addio, addio, ho sonno.